Bene, a questo punto possiamo chiudere la votazione. La votazione è chiusa. Presenti 339, votanti 331, astenuti 8, maggioranza 166, favori 79, contrari 252. La Camera respinge. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Pia Locatelli per fine seduta. Prego, 2 minuti. Grazie signor Presidente. È di poche ore fa la notizia della morte di Helmut Schmidt, grande esponente della socialdemocrazia tedesca ed europea, cancelliere tedesco dal 74 all'82, successore di Willy Brandt, un altro grande del secolo scorso. La sua fu una lunga carriera politica. Socialdemocratico iscritto alla SPD per 70 anni. Oltre che cancelliere, fu ministro della difesa, delle finanze e presidente del Consiglio europeo. Europeista convinto, nel 1974 istituzionalizzò il Consiglio europeo ed è considerato il padre del sistema monetario europeo del 1979, primo passo verso l'euro e l'unione monetaria. Inflessibile contro il terrorismo che in quegli anni dilaniava la Germania, fu anche uomo di apertura di riforme sociali e della distensione con l'Est, proseguendo la politica del dialogo oltre Cortina inaugurata da Brandt. Grande statista, capace di leggere la realtà senza conformismi. Un esempio da un episodio a cui ho assistito personalmente. Nell'ottobre 89, quando tutti eravamo convinti del successo di Gorbaciov, in un incontro con i giornalisti della mia città, disse che il suo amico Gorbaciov non ce l'avrebbe fatta a riportare a termine la glasnost e la perestroika, perché non si convince un popolo se la fame è aumentata. 2 anni dopo Gorbaciov fu costretto alle dimissioni. Anche da privato cittadino ha continuato ad essere tra i politici più popolari del suo paese. Concludano le No, locatelle. ho finito, 2 righe. Nonostante o forse grazie ai suoi giudizi anticonformisti, ricordo nell'intervista del Sole 24 Ore del giugno 2004, quando mise in guardia sulle conseguenze funeste che una leadership tedesca in Europa, costruita a spese Onorevole di Locatelli, altri non mi metta membri, in potrebbe aver difficoltà. influito sul progetto europeo. Con Schmidt se ne va un altro grande socialdemocratico del secolo scorso Grazie. e noi socialisti della Camera lo ricordiamo e lo salutiamo. Grazie, è scritto a Grazie. parlare Garavini, ne ha facoltà. Presidente, oggi il mondo ha perso una grande personalità politica, uno dei massimi protagonisti del dopoguerra in Germania ed in Europa, Helmut Schmidt. Apprezzato unanimemente come uno straordinario politico pragmatico, nel 2006 Schmidt è stato votato dai tedeschi come il politico della storia recente più amato da tutta la Germania. Schmidt resterà nei cuori e nei ricordi dei suoi alleati, ma anche dei suoi avversari politici, come uno straordinario manager in situazioni di crisi, un deciso risolutore di problemi anche rispetto alle peggiori difficoltà. Già da giovanissimo politico, senatore ad Amburgo, rispetto alla più grande alluvione di ogni tempo mai vissuta dalla città anseatica, si distinse per la sua capacità decisionale, che fu determinante per salvare migliaia di persone e di famiglie. Ma l'eredità più importante che ci lascia Helmut Schmidt, di cui tutta l'Europa può essere grata, è il contributo da lui dato, insieme ad Aldo Moro e a Giscard d'Estaing, alla stipula dei trattati di Helsinki. Trattati che furono una pietra miliare nel tentativo di costruire un sistema di sicurezza e di dialogo tra Est ed Ovest, nonostante il permanente pericolo rappresentato dalla guerra fredda. Con questi trattati si iniziarono a togliere le prime pietre dal muro di Berlino ed Helmut Schmidt contribuì in modo decisivo a creare i presupposti per abbatterlo tanti anni dopo.